Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion. Oggi è domenica e approfitto per augurarvi una buona domenica. E in questo video abbastanza tranquillo, soft, andiamo a fare una tier list. Diciamo una tier list delle conferme dei giocatori a cui dare una seconda chance e giocatori che secondo me hanno finito il loro ciclo e andrebbero venduti la prossima estate. Ecco, quindi facciamo un video di questo tipo. Vi vado a dire la mia lista dei giocatori su cui punterei l'anno prossimo e su quelli su cui non punterei. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi, ragazzi, mi raccomando, siete in tanti a guardare i video, ma tanti non si iscrivono, circa il 48% di chi guarda i video non si iscrive. Fatelo perché mi aiutate ed è totalmente gratis, dovete cliccare, fare giusto due clic, iscriviti e poi la campanella e avete fatto. Detto questo, partiamo e cambiamo scena. Eccoci qua, questa è la lista dei giocatori. Ho messo sia i giocatori che ci sono attualmente in rosa, più quelli in prestito, che però sono comunque di proprietà del Napoli. E poi ci sono anche i tre allenatori. Io direi di partire subito così, ecco. Abbiamo tre categorie, lo confermo. Giocatore quindi che lo confermo nel blocco Napoli il prossimo anno. Seconda chance, quei giocatori che stanno un po' lì lì, o comunque giocatori che non si sono visti tantissimo quest'anno ma potrebbero far bene secondo me l'anno prossimo. E poi lo vendo, giocatori che secondo me non hanno più niente da dire alla causa Napoli, quindi li andrei a vendere. Cominciamo subito con il buon Anguissa e vi dico subito, ragazzi, Anguissa io lo vendo. Come ho detto tante volte, Anguissa è un giocatore che quando è in palla ti può cambiare le sorti della partita da solo, perché comunque Anguissa viene dalla Premier League. Questo lo rende un po', diciamo, lo mette uno scalino sopra gli altri. Il suo problema purtroppo è anche, diciamo, la continuità. Quando non fa l'Anguissa è un giocatore inutile e più delle volte ti gioca anche contro. Quest'anno stiamo vedendo quanto questa discontinuità possa essere nociva per il Napoli. Quindi io onestamente, come ho detto anche altre volte, preferisco un giocatore che magari tecnicamente è più scarso di Anguissa, ma che è applicato per tutti i 90 minuti e per più partite consecutivamente. Ci sono delle volte dove Anguissa, lo stiamo vedendo anche nelle ultime partite, i primi 60 minuti non gioca e poi gli ultimi 20 si sveglia e fa qualcosa. Io questo tipo di giocatore non lo vorrei. Cajuste, facciamo così, Cajuste, Lindstrom, Nathan, questi qua li metto in seconda chance. Ci ho fatto un video a parte su appunto Nathan, Cajuste e Lindstrom e su in generale il calciomercato 2023-24 del Napoli. Andatevelo a vedere se ve lo siete persi, perché dico tutto lì. Per quanto riguarda Contini, lo confermo per un semplice motivo: Contini è importante per le liste, è un giocatore cresciuto nel vivaio del Napoli e quindi è fondamentale soltanto per quel motivo. Demme, purtroppo, diciamo, le situazioni dove già sono state decise delle cose, ragazzi, ci vado molto veloce. Diciamo che Demme io un'altra chance gliela darei, perché comunque è un giocatore che, anzi, lo metto in seconda chance, stica di quello che succede nella realtà. Demme, quando è stato chiamato in causa, non ha mai tradito, secondo me, le aspettative, e per me poteva tranquillamente far parte del Napoli anche dell'anno prossimo, però sappiamo che per motivi contrattuali l'ingaggio è troppo alto, quindi alla fine non sarà così. Di Lorenzo ovviamente confermo. Di Lorenzo quest'anno non è il Di Lorenzo a cui siamo tutti abituati, però Di Lorenzo sta pagando una, secondo me, una stanchezza fisica ma soprattutto mentale. Io proprio quando lo vedo proprio che è provato, è stanco, non ce la fa più. Ecco, quindi per me è soltanto un problema, diciamo, di natura mentale. E poi è il capitano, c'ha un contratto comunque ancora lungo. Io lo confermo senza proprio battere ciglio. Gaetano, seconda chance, però dove i minuti sono più di 10 a partita ogni tanto. Gaetano comunque al Cagliari sta dimostrando di poter essere un giocatore che ci sa stare in Serie A. Lo vorrei vedere più inserito nelle rotazioni. Anche lui, come Contini, giocatore cresciuto nel vivaio, quindi per le liste è fondamentale. Io me lo terrei onestamente. Gollini lo vendo. In questo caso non lo riscatto per un semplice motivo, ragazzi. Il Napoli ce l'ha già il portiere del futuro, che è Caprile.
Come vi dissi nel video dell'altro giorno, prendere Caprera all'Empoli e piazzarlo primo portiere l'anno prossimo, secondo me è un rischio troppo azzardato. Quindi per me il Napoli il prossimo anno avrà la porta composta da Meret e Caprile, con Caprile che farà il secondo alle spalle di Meret un anno per poi diventare il titolare tra 2 anni. E in questa situazione, secondo me, riscattare Collini che farà il secondo portiere non la trovo una cosa così sensata. Idasiak lo confermo perché cresciuto nel vivaio, quindi serve. Juan Jesus lo confermo, ma come quarto, quindi come giocatore che deve giocare quelle 5-6 partite all'anno, nelle situazioni di emergenza lo metti dentro. Lui comunque è un difensore esperto, affidabile, carisma, per lo spogliatoio secondo me è una personalità molto importante, quindi per tutta questa serie di motivi lo confermo, ma ripeto, come quarto, se deve fare il titolare assolutamente no. Kvara non ve lo devo manco spiegare perché lo confermo, così come Lobotka. Diciamo che le parole di Lobotka che abbiamo analizzato nel video di ieri lasciano intendere, più che altro le parole della gente, lasciano intendere un potenziale addio quest'estate, però fosse per me, ragazzi, Lobotka in una teca fino a quando non riesce più a camminare. Mario Rui, io lo vendo. Allora, secondo me Mario Rui è arrivato al capolinea per quanto riguarda la sua avventura al Napoli. È qui da un sacco di anni, adesso c'ha anche un'età che inevitabilmente lo porterà sempre di più a calare. Io lo venderei semplicemente per una questione anagrafica e perché ormai, cioè, più si va avanti e meno potrà dare al Napoli. Ecco, quindi io lo vendo per questo motivo. Mazzocchi, seconda chance. Mazzocchi, ragazzi, doveva essere il vice di Lorenzo, ma no, non lo è. Diciamo, i fatti hanno detto il contrario. Hanno detto che è una terza opzione sulla sinistra. Con Mazzari ha giocato spesso. Mazzocchi, ragazzi, non è un giocatore di qualità incredibile. È un giocatore sicuramente che ti dà il 100%, è napoletano, ti dà la gazzimma, l'anima, tutto quello che volete. Dal punto di vista tecnico e qualitativo non mi sembra questo granché. Però, secondo me, diciamo, come riserva nel Napoli ci può anche stare, però lo vorrei vedere una volta ogni tanto far rifiatare Di Lorenzo. Ecco, quello lo vorrei vedere. Quindi io un altro anno come riserva glielo farei fare. Meret, per quello che vi ho detto prima, lo confermo. Olivera, lo confermo. Un terzino come Olivera, con quelle sue caratteristiche, secondo me serve. L'alternanza Olivera e Mario Rui è una cosa che continuerei a fare. Quindi diciamo, l'anno prossimo vendi Mario Rui, prendi un terzino un po' simile a lui. Secondo me un terzino che può diciamo, essere simile a Mario Rui è Parisi. Parisi a me piace tantissimo, adesso sta alla Fiorentina, proverei a prenderlo tipo l'anno prossimo, però in generale un terzino fisico, un po' più fisico e meno qualitativo come Olivera, abbinato a un terzino meno fisico e più qualitativo coi piedi, secondo me è un'alternanza ottima, perché così poi a seconda dell'avversario della partita puoi decidere. Quindi Olivera me lo tengo. Osimhen, ragazzi, io lo terrei anche. Sappiamo che verrà ceduto, però Osimhen nella Serie A ti sposta parecchio con questa sua esplosività. Osimhen è un giocatore che tecnicamente deve ancora migliorare, ragazzi, fa ancora degli errori secondo me a livello base importanti. Comunque, per un giocatore che vuole ambire ad altri leader, a situazioni più importanti, io lo terrei, però non rimarrà. Ostigard, ragazzi, onestamente lo vendo perché finora non ha dato tantissimo. A me onestamente non ha mai convinto pienamente, quindi io onestamente lo venderei e cercherei altro. Politano lo confermo, ma come riserva, magari quel giocatore che ti entra gli ultimi 30 minuti fresco. Comunque Politano è un giocatore che ti fa la doppia fase molto bene, dà equilibrio alla squadra, niente di eclatante, ma neanche l'ultimo delle pippe, ecco. Quindi io me lo terrei, però più come cambio a partita in corso, piuttosto che titolare inamovibile. Raspadori. Io Raspadori lo confermo, ragazzi. Per me Raspadori è un giocatore che finora non è ancora stato sfruttato al massimo delle sue potenzialità. Un giocatore che ancora, secondo me,
dobbiamo vedere il prime, il suo prime, ecco. Io mi auguro che l'anno prossimo arrivi un allenatore che punti tanto su Raspadori, perché secondo me ce l'hai in squadra, hai comunque fatto un investimento importante. Finora purtroppo non è stato valorizzato, come ho detto prima, quindi io l'anno prossimo, se arriva l'allenatore giusto, per me Raspadori potrebbe potenzialmente diventare anche il sostituto di Osimhen, perché lui comunque, lui può fare secondo me il falso 9 oppure un 10, diciamo un sottopunta, e quello è la sua zona di competenza, quindi io ci punterei onestamente. Rachmani lo confermo però come terzo, ecco, io l'anno prossimo onestamente andrei a cercare un difensore, un nuovo difensore titolare, con Rachmani che magari si alterna. Rachmani è un giocatore affidabile, non è questo difensore clamoroso, diciamo che lui è quel classico difensore che messo in coppia con un altro si esalta. C'ha un'età ancora accettabile, quindi io me lo tengo come terzo che si alterna col potenziale nuovo titolare, ecco, mettiamola così. Simeone, seconda chance gliela darei. Avere Simeone come riserva è un lusso. Io non sono così convinto che lui voglia restare per fare la riserva. Io un Simeone come riserva non me lo toglierei mai nella vita, anche se lui magari vorrebbe giocare. Quindi io un altro anno io lo farei fare, magari aumentandogli un po' il minutaggio. Zanoli lo vendo, ragazzi. Zanoli lo vendo perché comunque adesso con Mazzocchi non so dove metterlo. Dove lo metti Zanoli se continui con la difesa a 4? Lui comunque è più, diciamo, un giocatore da quinto o da quarto di centrocampo, quindi io onestamente lo prendo e lo vendo. Zerbin io lo tengo, ma come ultima ruota del carro, sempre per la questione liste. Zielinski è già venduto. Ora passiamo a quelli, diciamo, arrivati, diciamo quelli di gennaio barra quelli mandati in prestito. Allora, Caprile, ragazzi, io sono convinto che Caprile diventerà un grande portiere in futuro, e vi dico questo, guarda, lancio una previsione che sicuramente verrà smentita. Caprile metterà in seria difficoltà Donnarumma in nazionale, ecco, l'ho detto, quindi vi fa capire quanto io credo in questo ragazzo. Khedira lo vendo, Khedira onestamente non mi sembra un giocatore che possa dare tanto al Napoli, non lo vedo questo attaccante clamoroso. C'ha comunque già 26 anni, mi sembra quel classico. Sapete chi mi ricorda Khedira? Mi ricorda Inglese, ve lo ricordate Inglese, l'attaccante del Chievo che prendemmo, lo girammo un po' in là in prestito, ha fatto quell'anno buono e abbiamo massimizzato la cessione. Per me Khedira questo è, un giocatore che mandi in prestito, speri che faccia l'annata clamorosa per poi venderlo bene. Don Care non so quanto possa dare. A me personalmente non piace, quindi io dico lo vendo. Folorunso, io lo confermo. Per me Folorunso nei 25 ci rientra. Magari come alternativa nel ruolo delle due mezzali, se continui col 4-3. Folorunso è un giocatore che al Verona sta facendo vedere grandi cose. Ovvio, non lo vedo come titolare, però ripeto, nei 25 dell'anno prossimo io ce lo vedo molto bene. Gong, ovviamente, anzi Gong lo confermo. Secondo me Gong può dare tanto al Napoli, così come io penso che lo darà Traoré. Traoré, ragazzi, come ho detto l'altra volta, lo hai preso, però dovevi già ragionare in ottica anno prossimo. Cioè Traoré, nelle condizioni fisiche in cui è messo, dovevi dare per scontato che al top lo avrai a giugno. Traoré io al Sassuolo me lo ricordo, era un signor giocatore, se fisicamente lo recuperi, cosa che io sto vedendo, io lo riscatto e lo faccio l'anno prossimo titolare fisso a centrocampo. Calzona io, ragazzi, seconda chance, anche se non dovessi arrivare in Champions, Calzona sta ridando un'identità a questa squadra. Poi gli altri nomi che si stanno facendo in questo momento, si fa il nome di Italiano, di Palladino, come per me sono tutti nomi validi, quindi uno vale l'altro. A me personalmente, se chiedete, per gusto personale vi dico Palladino, però per me Italiano è un allenatore bravo, così come lo è Calzona, quindi io dico seconda chance, ma se dovesse arrivare anche un Palladino non mi dispiacerebbe. Ecco, quindi ragazzi, questa è la situazione. Vado a fare un recap generale. Confermo Di Lorenzo, Contini, Idasiak, Juan Jesus, Kvara, Lobotka,
Meret, Olivera, Osimhen, anche se Osimhen, vabbè, facciamo che Osimhen, ragazzi, lo mettiamo, lo vendo perché tanto si sa che andrà via. Politano, Raspadori, Rachmani, Zerbin, Caprile, Folorunso, Gong, Traoré, seconda chance, Kajus, Lindstrom, Nathan, Demme, mettiamolo venduto che hanno già deciso ormai. Gaetano, Mazzocchi, Simeone, Calzona e vendo Garcia, Mazzarri, Anghissà, Gollini, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zenischi, Chedira, Dendoncker, Osimhen, Demme. Quindi diciamo che tolte le situazioni diciamo già decise, io farei fuori Anghissà, Gollini, Mario Rui e Ostigard, questi quattro. Poi Zanoli e Chedira che rientrano da prestito, però li cederei. Tutti gli altri li confermo e poi do una seconda chance a quelli rimasti. Quindi ragazzi, questa era la mia tier list. Scrivetemi nei commenti la vostra tier list, quindi giocatori che confermereste, che mettereste diciamo in stand by, oppure quelli che vendereste. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, che quasi il 50% di voi guarda i video ma non è iscritto, quindi iscrivetevi perché mi aiutate a crescere ed è totalmente gratis, attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, buona domenica e nel dubbio buon lunedì se non dovessimo vederci domani, e niente, forza Napoli sempre e comunque, quello ovviamente è sempre scontato.